Buongiorno a tutti e benvenuti in questa puntata di Live News. Io sono Stefano Sabetta, analista finanziario e partner esterno di XTB. Siamo alla terza puntata di Live News. Come al solito analizzeremo i mercati a ridosso dell'apertura americana. Analizzeremo come sempre i principali indici e commodities, faremo il punto della situazione con una serie di scenari ipotizzabili e poi, come consueto, andremo ad analizzare i mercati americani ed europei. In particolare oggi faremo un focus sull'Italia. Prima di iniziare, ricordo che queste sono delle mere analisi di chi vi parla e non vogliono essere assolutamente delle proposte di investimento o disinvestimento su azioni o asset finanziari in genere. Benissimo, come al solito iniziamo la nostra analisi attraverso l'analisi di quello che è il principale indice mondiale, appunto l'S&P 500. E ovviamente, diciamo, brutta brutta la giornata di ieri, dove si è avuto appunto un movimento di accelerazione, e oggi vediamo appunto in questo grafico la giornata di ieri, e oggi vediamo un tentativo di penetrazione di quelli che sono i minimi di periodo in area 3858 circa. La candela di accelerazione ha creato subito un'area di resistenza intorno alla cifra di 4004, e da come sono impostati in questo momento, gli indici minacciano appunto un tentativo ancora una volta di messa a pressione dei minimi, con un possibile target eventuale. Lo possiamo vedere andando ad allargare il time frame di riferimento, passando sul time frame monthly. Sul time frame monthly in particolare, vediamo che un livello di riferimento potrebbe essere appunto questo. Siamo sempre più vicini, l'abbiamo indicato, abbiamo avuto modo di indicarlo più volte nelle scorse puntate, che poteva essere appunto il 3748. Potete appunto rivedere le puntate già registrate in archivio. Ovviamente questo livello perché continua a essere pericoloso? Perché è già stato testato una volta nel mese di marzo, e quindi un retest di questo livello, ma ci auguriamo di no, potrebbe essere, anche con come dire, la violenza con cui ci sta arrivando, potrebbe essere un pericoloso appunto per la tenuta del livello stesso. Dico pericoloso perché facciamo un salto, andiamo come al solito a vedere quello che è l'indice di volatilità, il VIX americano. Ovviamente ci interessa la volatilità sul lato appunto USA. Vediamo che questa linea blu azzurra, ve l'ho lasciata come al solito per farvi vedere lo spartiacque che bisogna considerare sul VIX, o anche analogamente, fatte le dovute considerazioni ed eccezioni sul VSTOXX. Su questa linea, appunto, vediamo che più volte il movimento è stato di accelerazione e riassorbimento di questo livello di trend, con un movimento appunto abbastanza quasi sinusoidale, se vogliamo dire. Quindi possiamo dire che i mercati stanno vivendo delle fasi di accelerazioni dove penetrano il livello del 30 senza, fino ad oggi, fino al momento in cui stiamo parlando, accelerare più di certi parametri e poi riassorbirlo. Un elemento positivo ed un elemento negativo potrebbe essere questo: che per la giornata di oggi il livello da tenere in considerazione è questo di 32,62. È un livello che ci auguriamo possa leggere fino alle 4 di questo pomeriggio, ora italiana, così come un livello supportivo è tutta questa area qui, intorno ad area 31,92. Quindi probabilmente assisteremo ad una presa di decisione direzionale degli indici mondiali. Passiamo ovviamente analogamente ad analizzare quello che è stato un movimento del tutto analogo del listino americano, il listino tecnologico americano, del movimento della giornata di ieri, e vediamo un movimento del tutto sovrapponibile.
a quello che abbiamo visto appunto sull'S&P 500 con questa accelerazione sempre nella giornata di ieri, fino ad andare a creare ovviamente un movimento che ha appunto creato una resistenza. Adesso allarghiamo un po' l'immagine, in area 11.850, e ci troviamo su questo livello. Su questo livello supportivo a 11.701. Ovviamente, poiché come abbiamo visto sul VIX siamo in un tentativo di, come dire, siamo sul supporto del VIX, appunto, se dovessimo penetrare questo livello supportivo, allora la probabilità di avere un rimbalzo su questo livello, appunto, diventerebbe maggiore. Quindi penso che nella giornata di oggi vedremo una vera e propria battaglia fra venditori e compratori, e vedremo un po' nelle prossime edizioni chi l'avrà spuntata. Ovviamente, visto così, sembra essere tutto molto orientato a ribasso. Fare una previsione certa è piuttosto complicato, anche perché comunque vediamo, mantenendo il time frame a 4 ore, che siamo all'interno comunque di un movimento, di un trend ribassista. Il trend, la linea di trend la possiamo tracciare in vari modi, però ovviamente continuiamo a vedere massimi e minimi decrescenti. Quindi anche da questo punto di vista l'analisi tecnica ci suggerisce di mantenere una cautela nel nostro stock picking, appunto. E ovviamente con una volatilità del genere tutti i supporti potrebbero essere polverizzati in poco tempo, per cui prepariamoci anche eventualmente ad accettare delle piccole perdite in portafoglio pur di conservare ovviamente inalterato la gran parte del nostro patrimonio attraverso ovviamente la copertura tramite gli stop loss, ok? Quindi massima prudenza, perché siamo in una fase di mercato piuttosto delicata, come le ultime quasi tutte le ottave che ci hanno visto in compagnia dall'inizio di questo servizio, dall'inizio del live news insieme. Il listino italiano, devo dire che il listino italiano, così in parte come il listino tedesco, e quindi possiamo dire anche i listini europei, stanno mantenendo in qualche modo un certo grado di resilienza rispetto a quelle che sono le quotazioni, o meglio gli andamenti dei mercati americani, perché sì, è vero che anche noi stiamo soffrendo di quella che è la debolezza mondiale, tuttavia stiamo cercando di mantenere, vedete qui nell'immagine in diretta, i massimi pre-pandemici, quindi i massimi del 2020, massimi relativi ovviamente del 2020. Questi livelli sono molto importanti, appunto, che se penetrati potrebbero inaugurare un periodo di debolezza piuttosto marcata. Ovviamente dobbiamo anche ringraziare nella giornata odierna alcune azioni che pesano molto sul nostro portafoglio, una delle quali appunto Generali, che ieri ha presentato i conti che sono molto piaciuti al mercato, e tra l'altro vediamo Generali essere oggi in maniera più che frazionale nel momento in cui stiamo parlando. Vediamo appunto una Generali, oltre un attimo che prendo in maniera più corretta, l'1,25% di variazione percentuale rispetto alla chiusura di ieri. Quindi mantiene, possiamo dire che pochi titoli del nostro listino stanno mantenendo un po' di forza relativa, perché nella giornata di oggi anche sul FTSE MIB siamo negativi, un po' di resilienza sui listini italiani ed europei in generale. Nella giornata di oggi abbiamo appunto Generali, UniCredit, Saipem e Snam. In particolare Generali, UniCredit e Snam rappresentano una buona parte della capitalizzazione del nostro listino e stanno contribuendo, come detto, a tenere un po' di forza sul listino
Sul listino italiano, da un punto di vista, quale potrebbe essere l'eventuale proiezione nel caso in cui dovessimo andare appunto a penetrare tutta quest'area dei top pandemici in giù? Andiamo un po', possiamo vedere appunto che, come al solito, il livello da tenere in considerazione. In realtà è l'area, è questo 22.347, l'area compresa tra 22.347 e 21.579. Ovviamente nel momento in cui dovessimo andare a penetrare questo livello, andremo a mettere sotto dura pressione questa trend line disegnata in una maniera un po' particolare, cioè andando a tagliare quelli che sono gli eccessi pandemici, ok? E infatti vediamo che qua, sebbene sia un po' sporca come trend line, però vi ho dato un'idea del fatto che se dovessimo arrivare in quest'area si metterebbe sotto pressione tutti questi livelli dinamici, e ovviamente l'obiettivo diventerebbe ben più significativo e parecchio più in basso, insomma a 19.102. Questo farebbe, sono sicuro che fa sorridere la maggioranza di voi, però ovviamente sono delle mere ipotesi di scenario. Però da questo punto di vista, se dovesse mantenersi sul nostro listino la forza dell'azionario bancario e assicurativo, abbiamo buone possibilità di mantenere appunto grosso modo gli attuali livelli. Oggi in particolare vorrei saltare l'analisi delle commodity mondiali. Possiamo vedere rapidamente il petrolio, il WTI, e ovviamente cercare di rimettere, che sta cercando appunto di rimettere la testa, o meglio, che aveva messo la testa oltre quel livello di 115 che avevamo indicato nelle scorse puntate, e subito rivenire giù, anche qui a testare, ovviamente il movimento, come vedete, è assolutamente nettamente rialzista. Ovviamente il greggio, questa commodity, segue un po' la debolezza sui mercati mondiali, dove in qualche modo sì, continua a essere sostenuta per un consumo, per un gioco tra domande e offerte, in particolare per consumi ancora abbastanza sostenuti, però probabilmente inizieremo a vedere un po' di sconto di una possibilità di recessione. Ovviamente in questo momento è una delle tante ipotesi da andare a verificare con i prossimi dati macroeconomici, okay? Però, come vi dicevo, vorrei saltare appunto l'analisi e il focus sulle commodity mondiali, per andare a focalizzarci su quelle che sono le azioni scelte per voi nella giornata di oggi. In particolare, vediamo nel grafico generali che, come vi dicevo, ieri ha presentato i conti. Qui possiamo, con la nostra piattaforma X-Station 5, andare a zoomare, e vediamo che sta avvenendo una cosa molto importante su generali. Innanzitutto, la tenuta di questa media 200, qua stiamo sul time frame monthly, ci è utile per vedere un po' quali sono i livelli importanti. Si temeva l'ingresso di un po' di debolezza. In realtà, dicendo appunto per l'ennesima volta che la tenuta dei conti ha convinto abbastanza i mercati, il titolo batte un po' il passo in laterale. Lo vediamo andando a scalare di time frame, andiamo a mettere il time frame appunto daily, e anche qui vediamo in qualche modo il tentativo di aspettare una cosa in particolare. Ricordo che il titolo generali il 23 di questo mese andrà a staccare la cedola, che poi sarà pagata il 25. È una cedola di tutto rispetto, siamo dell'ordine di circa il 6% di dividend yield. Ovviamente, dalle attuali quotazioni possiamo fare rapidamente un calcolo di quello che potrebbe essere il punto d'arrivo. Dalle attuali quotazioni, andando a un po' a calcolare appunto quella che sarebbe come dire, la presa di profitto
in caso di stacco di dividendo, in caso con lo stacco del dividendo del 23 di questo mese, andremo intorno ad area di 17. Questo perché ovviamente lo stacco del dividendo è, come sapete benissimo, è una presa di profitto forzata, quindi in quella giornata, e attenzione che questo mese è pieno di aziende che staccano dividendo e anche di aziende il cui peso in borsa è abbastanza rilevante, una di queste appunto Generali, quindi attenzione alla prossima ottava di contrattazione, perché vedremo un po' di volatilità tecnica. Il titolo Generali per le prossime puntate non dovrebbe andare oltre i 17 euro. A quel punto dovremmo rivedere quali sono le intenzioni del titolo, se riassorbirà immediatamente il movimento ed entreranno subito gli acquisti, o se gli istituzionali, soddisfatti da un dividendo così corposo, non sceglieranno di abbandonare il titolo. E quindi ovviamente sul titolo c'è ancora molta forza, e anche molta forza sui dati fondamentali, quindi non c'è un rischio all'orizzonte, se non un po' di scaramucce all'interno della governance aziendale. Conoscerete tutti ormai molto bene le questioni che stanno un po' attraversando la governance di Assicurazioni Generali, però che continua. Questo non vuol dire che è un'azienda, anzi, probabilmente un po' di tensione metterà un po' di, consentitemi, un po' di pepe nella gestione, e quindi che una gestione che sarà ancora più propensa a tirar fuori strategie e quindi numeri sempre più importanti. Quindi il titolo Generali è sicuramente un titolo che a noi piace molto. Ovviamente chi non ce l'ha in portafoglio consigliamo di attendere lo stacco del dividendo per non soffrire appunto lo stacco te tecnico della perdita di valore che si avrà nella prossima settimana, la prossima ottava di contrattazione, uno stacco di circa il 6% che porterà pari debolezza sul titolo, e poi rivedere il titolo dopo lo stacco e andarlo ad analizzare nelle prossime settimane, ovviamente. Un titolo che invece a noi ancora piace molto per una serie di motivazioni anche legate alla semestrale, alla trimestrale che è stata appunto pubblicata, è il titolo Technogym. Il titolo Technogym che ha assistito a tutta una fase di debolezza legata alla probabilità di chiusura delle palestre con il nuovo attacco pandemico, in realtà con i numeri di ieri forse queste nubi stanno un attimo rientrando, e quindi stanno rientrando un po' di acquisti, lo vedete qui in tutta quest'area dove ecco queste pin bar sul time frame monthly, quindi anche sui time frame piuttosto elevati, sta rientrando un po' di fiducia sul titolo, che sembra, dico sembra, a parte la giornata odierna dove possiamo notare un'apertura con un piccolo gap down, appunto, ma con un movimento di fondo anzi abbastanza convincente. Questo appunto ormai dalla fine del mese di marzo scorso, appunto, vedremo probabilmente il titolo oscillare. Questo ovviamente è una mera ipotesi, intorno a quest'area, intorno all'area dei tra i 7,50 e i 7,10. Probabilmente vedremo un ingresso di una fase accumulativa per poi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, andare a tentare l'assalto alla vera resistenza, che secondo noi appunto è intorno ad area 8,22. E in tutto, adesso ve lo disegno, in tutto questo box che va da appunto 8,22 fino, diciamo, a 8,68-8,70 mal contati. Quindi parliamo dalle attuali quotazioni di circa un 10% di potenziale gain. Ovviamente si parla di gain potenziale per le prossime settimane, per i prossimi mesi, nel caso in cui dovesse andare a intaccare questo primo livello di resistenza. Da come poi si comporterà su quest'area, in particolare intorno all'area di 8,22, andremo a stabilire se il titolo vuole effettuare un nuovo accumulo oppure no.
Ok, quindi da questo punto di vista, anche il titolo Technogym è un titolo da mettere in watchlist, perché lo reputiamo piuttosto interessante. Chiudiamo la nostra analisi con una considerazione molto rapida sul titolo Race, il titolo Race che sta soffrendo per tutta la questione legata appunto alla sofferenza sul mondo lusso. Lavora nel settore dell'automotive, ma ha dei multipli ed è ormai associato ad un titolo del lusso in tutto e per tutto. Noi pensiamo appunto che il livello dei 165 possa essere messo sotto pressione per un tentativo appunto di andare a ritestare rispettivamente l'area dei 158 euro. Quindi anche sul titolo Ferrari è un titolo da osservare. Prima o poi tornerà a essere la vera Ferrari, si sembra, anche perché anche qui è un'azienda con dei fondamentali molto solidi, ma che sta soffrendo delle perdite di valore di tutto il settore. Da questo punto di vista, mi raccomando, come al solito, massima prudenza, perché, come vi dicevo, l'acquisto dei supporti in questa fase con una volatilità molto bassa può essere valido quasi esclusivamente per delle strategie di presa di profitto sui rimbalzi. Ovviamente, nel caso in cui dovessimo entrare in posizione e avere anche un po' di fortuna di vedere la volatilità rientrare, allora potremmo essere più sereni e guardare le nostre posizioni eventualmente aperte più di lungo. Benissimo, io qui ho concluso, vi lascio come al solito un mio recapito. Potete venirmi ad aggiungere al mio canale Telegram, in cui fornisco delle analisi e un aggiornamento su tutte le mie attività. Potete andare appunto su Telegram, sul canale Stefano Sabetta, Trading Analytics and Data. L'accesso assolutamente libero e gratuito. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Come sempre, prudenza e buon trading a tutti.